Bentornati sul canale. Allora, oggi facciamo un video su un po' di shopping che ho fatto nell'ultimo periodo. Vabbè, io ovviamente racimolo sempre qualcosina nell'arco delle settimane e poi mi piace fare un piccolo video haul per voi. Devo dire che mi sono molto lasciata tentare dagli acquisti online. Poi vi lascerò il link qui sotto nel box informazioni e vi dirò esattamente appunto il link di ciò che ho preso. Allora, iniziamo con l'Emara. Non è l'Emara, ma l'Esara. Ogni volta sbaglio sempre. Allora, su questo sito che ho beccato su Facebook, questa è la busta che mi è arrivata. Ho preso esattamente due cose. Allora, ho preso. Ovviamente ancora non ho utilizzato niente perché volevo prima farvele vedere qualcosina, comunque l'ho utilizzata, infatti la vedrete senza etichetta. Allora, ho preso questa maglia color vinaccio a pipistrello. Sembra enorme, ma praticamente poi stringendola in vita si modella sia davanti che di dietro. Il colore mi è piaciuto tantissimo. Erano disponibili sia col nero che con il bianco. Questa l'ho presa, credo. Allora, non mi ricordo esattamente quanto l'ho presa, comunque mi sembra sulle 12 o 13 euro. È di cotone elasticizzato, quindi non è diciamo, veste molto morbida e sta veramente molto fresca. Questo è il mio ideale di maglia, soprattutto in estate, perché mi piace stare molto comoda, molto a mio agio. Non mi piacciono, diciamo, le cose particolarmente striminzite, ecco, anche perché poi io sono molto, diciamo, molto in abbondanza e quindi preferisco, diciamo, le cose leggermente un po' più larghette, anche perché ho anche un seno abbastanza importante, quindi non copro, però diciamo non metto particolarmente in mostra. Sempre su questa applicazione Lesara ho preso un costume che credo tornerò indietro. Ancora sinceramente non so cosa fare. Allora, è un bikini, questo era segnato 22 euro, ora è 17 euro. Non so se prenderlo perché comunque ha all'interno molto molto imbottito e a me l'imbottitura non serve ed è davvero davvero molto molto rigido. Ha la sua mutandina normalissima, però non so se lo tornerò indietro, ancora devo decidermi. Comunque ho 30 giorni di tempo per appunto tornarlo indietro. È sempre online tramite la pagina Facebook di Sara Fontana Makeup e non solo. Ho ordinato alcune cosine che mi erano piaciute tantissimo. Sara è anche un'amica, insomma, per chi fosse interessato, vi lascio la sua pagina Facebook qui sotto nell'info box e ho preso delle cose molto molto carine. Non so se vi ricordate un vecchio video haul che ho fatto dove avevo preso una tuta Adidas ma non originale. Questa volta mi sono buttata nuovamente sulle tute e ho preso stavolta Nike. Mi è piaciuto molto, diciamo, il modello. Allora, questo è il pantaloncino. Molto molto semplice, che veste non proprio, diciamo, a fine caviglia, comunque c'ha anche il fermacaviglia, sono tutte misure uniche. E poi il sopra, mi piaceva molto la magliettina, molto molto elasticizzata, veramente ben fatte, e poi c'ha il suo cappuccio attaccato, insomma, c'erano tantissimi colori e questa mi piaceva veramente tanto. Devo dire che il completo in sé è davvero davvero molto molto comodo.
insomma, per scendere, fare la spesa, fare sport, insomma, per tutti i giorni, insomma, mi sembra ottimo. Questa l'ho presa, misura unica, 18 euro. Credo che ancora siano disponibili. Ho preso delle scarpe, ho preso le Converse, cioè guardate quanto sono carine, veramente, veramente carinissime. C'erano anche disponibili con il nero. Dico il prezzo perché lei spesso dice no, ve lo dico in privato, quindi meglio non dire il prezzo, insomma. Preferirei di no. Comunque non abbiamo superato le 50 euro e insomma devo dire che sono veramente ben fatte. Io queste le adoro e infatti pensavo di metterle sia con questa tuta che ho preso, sì, anche con qualche pinocchietto, ma queste stanno bene con i vestiti lunghi. Infatti ho preso un vestito lungo, adesso ve lo faccio vedere e ne andrò a prendere, credo, altri due perché sono fantastici per tutti i giorni, freschi, davvero, davvero comodi. Ne ho preso uno, ma proprio per prova e ho avuto ragione perché la resa è stata fantastica. Ne ho preso uno da Piazza Italia, adesso ve lo faccio vedere. Comunque, queste sono le Converse, vi lascio sempre il link nell'info box della mia amica Sara. Mi raccomando, se doveste fare degli ordini da Sara, dico ditele che siete delle mie amiche, magari ci scappa anche un piccolo sconticino. A Piazza Italia ho preso per il prezzo di 14,95 euro, ma ce n'erano anche di simili, anche a 10,95 euro. Lo metto al contrario perché si è... Ah no, non è... Allora, questo qui... Intanto vediamo che è semplicissimo, a canottierina con questa scritta glitterata. C'era sia verde che grigio, cioè fantastico. Lo voglio andare a prendere con il grigio. È lunghissimo, questo arriva praticamente alle caviglie e poi c'ha gli spacchetti laterale. Così spero che renda abbastanza bene, ma vi posso assicurare che anche se io non sono altissima, comunque stanno veramente molto molto bene e non c'è neanche bisogno di fare l'orlo, perché proprio portati così lunghi con una leggera anche zeppetta o anche con questa Converse stanno molto molto bene. Poi, sempre da Piazza Italia, mi dispiace farveli vedere così perché già li ho messi due volte, ma per 10,95 euro ho preso questi pantaloni, anche questi proprio da tutti i giorni con i tasconi. La particolarità è proprio questa zip davanti che... Davvero davvero comodissima. Sono dei semplicissimi pantaloni con appunto il fermacaviglia qua, veramente veramente molto molto comodi e leggerissimi soprattutto. Questi appunto, ripeto, sono costati 10,95 euro. La mia amica Bibiana, che spesso mi sentite nominare, anche qui vi lascerò il link diretto alla sua pagina Facebook, è un negozietto qui a Palermo, con lei siamo diventate molto amiche. Allora, dalla mia amica Bibiana ho preso questa maglietta molto molto larga con... come se all'interno ci fossero altre magliette, ma fuoriesce questo pezzo così glitterato, questa la manica trasparente, e anche questa è davvero molto molto fresca per questo periodo, è fantastica. 10 euro, mi sembra di capire, 10 euro. Questa invece me l'ha regalata la mia suocera, questa qui, anche questa freschissima, questa si girano le manichette e poi si aggancia qui nel bottoncino, c'è il... Ora ve lo faccio vedere. Questa me l'ha regalata la mia suocera mentre eravamo là, mi ha detto questa te la pago io, che carina, bellina la suocera. Questa mi piace perché io adoro le magliette a V.
Non è per niente trasparente, è bella con i leggings, jeans. Devo dire che in viso sta divinamente. Poi passiamo a H&M, quindi negozio carne ed ossa, e ho preso per 17,99 euro taglia 44. Ho preso questi pantaloni skinny. Davvero elasticizzati, vestono benissimo, non me l'aspettavo. Skinny super stretch. Allora, ve le consiglio per chi ha un po' più formosetta, devo dire che fanno la sua porca figura. Non stanno per niente male, c'è proprio una figura molto molto lineare, stanno veramente bene. Io questi li volevo abbinare magari a dei sandaletti color cuoio, magari a un sandalo anche col bianco, col panna. Devo dire per il giorno sono molto molto comodi e belli, il colore è davvero stupendo. E insomma, c'erano di tanti colori, blu, nero, verde militare, però, ma io questo colore non ce lo avevo. E per 17,99 euro non c'è neanche bisogno di fare l'orlicino, perché finisce molto stretto appunto alla caviglia, e poi c'ha lo spacchetto qui. Belli, 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 sono veramente contenta. Ultima chicca che ho preso da H&M, che per ora mi sta facendo letteralmente impazzire, perché l'ho vista una famosa youtuber e mi piacevano da morire, sono questi anellini. Allora, vendono praticamente tutto il set proprio con i 5 anellini, ci sono anche le misure S, M, M, L. E allora io ho preso, ovviamente si possono mettere anche in tutte le dita, però io devo dire che ho sbagliato la misura. Dovevo prendere una misura leggermente un po' più piccola, quindi mi stanno larghi, per esempio qui nell'anulare, nel mignolo, non li posso mettere, quindi a volte cambio un po', ne metto magari due nel dito medio, poi mi piace metterli nei pollici, oppure in questo modo, insomma cambio, cambio quando mi pare e piace, oppure questo lo metto qui, ecco. Mi piace proprio l'effetto che fa sulle mani, proprio mi dà, mi piace tanto. Li ho presi anche nella versione argento, adesso ve la faccio vedere, argento con delle perline, però uno purtroppo mi si è rotto. Comunque abbiamo questo che è davvero semplicissimo, poi abbiamo questo con, ovviamente c'erano diversi, avevano delle caratteristiche diverse, però a me piaceva questa linea, diciamo la più semplice in assoluto. La più lineare col cuoricino, qua abbiamo un quadrifoglio, e niente, mi piace veramente l'effetto che fa. Ora, questi sono quelli in argento, vedete, c'hanno la perlina, il punto luce. Quello che mi si è rotto era praticamente la versione un po' più grande di questo, però mi si è rotto perché io l'ho allargato un po' troppo e si è spaccato. Poi abbiamo la versione proprio semplice semplice, e poi abbiamo questa versione dove io ho perso la perlina. Ero convinta che fosse così, invece già la perlina è andata a farsi benedire. Comunque, volendo, se si hanno dei punti luce, così anche dai cinesi si attacca con un po' di colla e si risolve il problema. Mi piacciono veramente tantissimo, sono diventati la mia mania. Belli, 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 e devo dire che il prezzo non era neanche tanto caro. Ovviamente io non mi ricordo mai i prezzi, comunque non superavano le 5 euro. E questo è tutto per quanto riguarda questo piccolo video haul di tante cosine, comunque, che ho accumulato in quest'ultimo periodo. Vi lascerò comunque tutti i link, le pagine Facebook dove ho preso tutto qui sotto nell'info box. Fatemi sapere se vi sono piaciute le mie cosine. Niente, consigliatemi altri siti,
dove acquistare vestiti, insomma, mi piace sempre andare alla scoperta di qualcosa di nuovo. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo ai miei prossimi video. Devo andare a sistemare tutto sto papocchio di cose e niente. Un bacio, alla prossima!